Movida Loca Television. Parte un nuovo grande appuntamento con Movida Loca Television, teatro multisala Magic Vision Casalnuovo. Diamo il via alla stagione teatrale, ovviamente dove i più grandi eventi contano noi ci siamo, a battesimo stasera un grande personaggio, un grande comico napoletano. Chi sarà? Restate lì comodi comodi e gustatevi questa puntata di Movida Loca Television. Da Loca Television. Un miraggio studiato da scuola. Ma è un miraggio, è qualcosa che è un miraggio. Quando vostri lavorosi, chi è un miraggio? No, chi? Avevo stipendio ogni mese, chi sono un miraggio? Quando è provato da una visita specialistica all'ospedale, che arriva là e dice, scusate, quanti anni già aspettavo per fare questa visita? E chi dice, venga domani e la facciamo. Io non ho fatto la visita, lasci pure la fattura. Quando fai via Marina Piazza Municipi da 3 minuti e tu pro parcheggio, chi lo so miraggio? Oppure quando torna la sera a casa e tua moglie ti chiede di fare l'amore tutte le sere, e li ama a me tutti i miraggi. Teatro multisala Magic Vision, Biagio Izzo ritorna ed apre sempre il cartellone qui degli eventi, al, sì. Quindi hai un ruolo importante, fondamentale. Mi hanno dato le chiavi. L'anno scorso, quando hanno chiuso le chiavi, lasciamo a te, ne vai a tu. E quindi ho aperto io a Saracinesco stamattina. Questo nuovo spettacolo, questo acronimo, questo lancio di aiuto, ma SOS a che cosa? Bravo, è un messaggio di aiuto che lanciamo, perché è uno spettacolo, è vero, molto divertente, molto comico, però tratta anche degli argomenti molto attuali, rispecchia un po' la realtà che stiamo vivendo tutti, è una metafora che insomma praticamente la nostra è quella di evasione, la possibilità di evadere da tutto quello che ci attanaglia la vita ultimamente, dall'Equitalia alla politica, a tutto quello che le tasse, all'IMU e tutto quanto, e chi di noi non vorrebbe scappare via su un'oasi deserta e non sentir parlare di queste cose. Così un italiano che si perde nel deserto del Sahara, ma stiamo a pazziare, ecco mi sono perso la frau.
Mi perda la fraola, chi ti viene a pigliare? Voglio morire, che sto un padrone, la fraola. Gente che è rimasta a pere che la macchina non parlasse mediano e lei è rimasto, non si è dire di più. E quindi è una bella opportunità, però è chiaro che alla fine il messaggio è positivo, perché c'è tanta gente che veramente si sta distruggendo la vita, gente che è arrivata a dei gesti estremi, e noi dobbiamo dare speranza a questa gente. Che bello modo per risolvere il problema che te, ma così risolveranno i problemi che la povera gente che è costretta ad abitare nei territori di Napoli Nord, hanno chiamato la terra dei fuochi, 50 km di morto sono asciutta là sotto là, costretta ad respirare quell'aria malsana. Là lo Stato dovrebbe intervenire, mettere i soldi, bonificare, ma cacciare i soldi, quando da che ci sono sto, sì, ma così risolverà un problema, come le sigarette. All'uscita della classe mediana toglieranno il cartello benvenuti e ci scriveranno questo paese nuoce gravemente alla salute. Ci dà già per chi fosse che se la toccasse le tue, mi chiama proprio a me. Non sta, di che farà ma da lui. Quindi io dico sempre che anche se questa vita è uno schifo, vale sempre la pena vivere questo schifo di vita. Ecco qui, scenografia meravigliosa, grazie. Quell'aereo sul palco è incredibile. Molto, grazie, questo voglio ringraziare Luigi Ferrigno che è lo scenografo che ha... Ci siamo sentiti, ho raccontato lo spettacolo, ho avuto questa bella idea, spettacolo molto molto carino, belle scene, belle luci di Massimo Tomasini, la regia di Claudio Insegno e le coreografie di Manolo, che è, insomma, i costumi di Graziella Pera. Insomma, il mio cast rimane quello, squadra che vince non si cambia. Non si cambia. Abbiamo visto una foto che sta girando sui social network, questo abbraccio intenso con la Tatangela, giustificazione di? No, abbiamo fatto sesso. Già due volte, quindi no, con Anna ci siamo incontrati adesso, io sto arrivando ieri, sono arrivato a Milano, abbiamo fatto questa bella trasmissione e lunedì saremo in televisione a Canale 5 per questa trasmissione, si intitola Questi siamo noi. Quindi tu sei di loro. Biagio, una domanda che molti si chiedono: che cosa c'è ancora di BB in Biagio, ma quel BB degli anni 90? Guarda, BB, io come dico sempre, è lo stereotipo di tutto quello che faccio. Quindi, e poi dico, io non faccio BB, io sono BB, per cui tutto quello che faccio c'è sempre qualcosa che viene da BB. Grazie Bia. Grazie a voi. SOS. SOS, aiutateci. Proprio penso completamente. Sì, sì. E come mai mi è andata buttata ora? Un problema nasce. Un problema nasce. Un problema nasce. Sì. Perché c'è un problema c'è? Un problema nasce, no? E quello è il problema. Oh, non conosci tu, un problema nasce. No, nessuno ha venuto uno che aspetta una. Signore, è un problema nasce. Un signore sta agile, però non so i nomi. Il problema ti accerra. Non c'è suo, un problema nasce. Non conosci tu, un problema nasce. So, dove stai interrogando? Ma io arrivato uno morto, non scappo io, un problema nasce. Ma che hai scritto a me? Dica che la gente è morta nel vivo, lo so ciò che ha detto. Ma ehi, Asha, e cosa c'è? Non sapete un problema nasce. A non come ti dispugno! E mi sono vergognato, che c'è? Movida Loca Television. Spot.